Konnichiwa, ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi il mini episodio per scappare un po' dalla monotonia del 4K e ritorniamo in mondo Bava con il Blu-ray della Sinister Film di Diabolik, o anche Diabolik. Blu-ray già uscito in America, di cui questa è la sua fotocopia, e direi grande così. La Sinister Film mi sta piacendo veramente tanto, con Piano Piano, Dolce Carlotta, I Sette Samurai, ma anche l'edizione di Blob in uscita che è già stata rimandata, ma oramai con la Sinister Film si sa che si rimandano i film, Sinister Film, film, ok, panca rima, e si rimandano sempre le uscite, quindi portiamo pazienza per le date di uscita. Ma comunque il lavoro che c'è alla fine del Blu-ray è veramente ottimo, e abbiamo un altro Blu-ray di Mario Bava in Italia. Beh, perché ho detto un altro? Qual è l'unico altro film in Blu-ray di Mario Bava in Italia? Ma non mi interessa, tanto compro sempre dall'estero, quindi io questo stavo già per prenderlo dall'America quando è uscito l'anno scorso, ma hanno annunciato l'uscita italiana e ho atteso e ne valsa la pena. Diabolik, Mario Bava, produzione Dino De Laurentiis, 200 milioni di lire, un budget che Mario Bava non aveva mai avuto fino al 68, 67 si sono svolte le riprese, e che non ha mai più usato dopo questo film. Questo è il film più ad alto budget di Mario Bava, e questo è veramente un piccolo gioiellino, un piccolo prodotto italiano. Mi è piaciuto, non direi molto, non è tra i più belli di Bava, sicuramente non è tra i più belli, anche perché leggendo il libricino, slipcover, bellissimo, il libricino qui all'interno, c'è un bel libricino di cui vi consiglio la lettura, praticamente vi racconta la lavorazione del film e dove Bava voleva essere più vicino al fumetto, più violento. Dino De Laurentiis, dato che il film è doppiato e recitato in inglese e poi è stato doppiato in italiano in seguito, voleva anche esportarlo in America, quindi Dino De Laurentiis ha detto: ehi, calmo con la violenza Mario. Però Mario Bava voleva essere un po' più violento, quindi in certe scene osa un po' di più, in certe scene rallenta un pochettino, ma il risultato finale è un film italiano come ne ho visti pochi. Ripeto, non l'ho mai visto, mi ha sorpreso Diabolik, mi ha sorpreso molto, soprattutto anche gli effetti speciali di Mario Bava, i trucchi ottici e i costumi e le maschere fatte da un giovanissimo più o meno, Carlo Rambaldi, e cosa dire anche delle musiche di Ennio Morricone. Anche se lo stile di Morricone che conosciamo noi si ritrova un po' all'inizio, all'inquadratura iniziale, quando c'è la carrellata della squadra di polizia che sta per scortare i soldi, o anche nel tema di Diabolik, insomma ogni tanto si risente che ok, questo è Morricone, però è veramente un pacchettino speciale come non ne avevo mai visti di film italiani, e sono curioso del nuovo film di Diabolik dei Manetti Bros. Sono molto curioso, chissà se uscirà, quando usciranno, prima che succeda un altro lockdown, ma vabbè. Quindi vi consiglio la visione, anche se di trama non è che sia chissà cosa. Praticamente Diabolik fa uno iniziale, fa due colpi, c'è anche un cattivo, Adolfo Celi, reduce dall'essere cattivo in un film di James Bond, che sì, è cattivo, ma poi poco dopo metà film, boom, scompare, si chiude la sua storia, inizia un'altra, proprio come se fosse un fumetto. C'è una storiella, poi c'è un'altra, e poi c'è un'altra. È strano, è particolare. È molto molto particolare, molto molto anni 60, e mi è piaciuta un'inquadratura in cui sono in una, chiamiamola, discoteca piena di figli dei fiori, e Mario Bava nel 68 ci fa un'inquadratura da destra verso sinistra, riprende tutte queste facce che si passano una canna. Io non ho mai visto in un film italiano vecchio un accenno alla droga così esplicito come ha fatto Bava. Cioè si passano la cannetta uno con l'altro, a Fiodena si passano veramente. Bava, ve l'ho già detto, Bava è davvero uno coi controcoglioni, è stato uno con i controcoglioni. Ma
Accenno al video. Il video non è stato restaurato, avevo già letto la recensione americana di cui questo, guardando gli screenshot, leggendo qualche parere in rete, è la fotocopia, il video è la stessa fotocopia, si vede bene, sufficientemente, anche buono, però no, è molto morbido, diciamo che come impatto mi è sembrato un po' Terrore dallo spazio, infatti in qualche scena i colori, la fotografia me l'ha ricordato molto, Terrore dallo spazio, anche se Terrore dallo spazio era morbido anche lui, è un po' più carino Terrore dallo spazio restaurato. Questo è un buon film di catalogo vecchio in Blu-ray, ma non eccellente, in qualche alta luce si brucia un po' di dettaglio, insomma non è super, poteva essere molto di più con un altro restauro, però va bene così, dai, non fraintendete le mie parole, va bene così. È molto più che buono il video, molto più che buono. Buono anche l'audio, anche se un po' più caldo l'inglese. Inglese e italiano sono presentati sia in Dolby Digital che in DTS HD Master Audio. Mi sembra che la scelta sia ovvia di quale ascoltare. Tutte tracce mono, quella in DTS HD Master Audio è migliore, ha un po' più di corposità. Dolby Digital è un po' più bassa quando parlano, quando ci sono degli effetti sonori alti, un po' mangiato, il picco dell'alto è un po' mangiato, meglio la traccia DTS HD Master Audio, e tra italiano e inglese è un pelino, a mio avviso, meglio l'inglese, un pelino più calda, però alla fine mono tutte e due, siamo lì tutte e due, insomma. Non aspettatevi chissà cosa, si sente bene in mono, si sente bene e si sentono bene le musiche di Ennio Morricone. Passando agli extra, sono tutti gli extra della versione inglese, c'è un piccolo documentario sulla lavorazione del film, il passaggio dal fumetto al film, ci sono anche interventi dal compianto, l'attore che ha interpretato Diabolik, ovvero John Philip Lowe, che anche parla un pochino di italiano in qualche scena, anche perché so che ha vissuto a Roma per un bel po' quando ha girato film negli anni 60-70, non sono andato a studiare più a fondo la cosa, e ci sono molte cose interessanti come quello che vi diceva del libretto, il contrasto tra Bava che voleva usare di più e Dino De Laurentiis che voleva usare un po' di meno per avere un mercato più grande. Poi c'è anche l'accenno al Bava che non era stato inizialmente scelto come regista, ma era un altro regista, poi hanno cambiato regista perché ha visto dai giornalieri Dino De Laurentiis che ha detto così il film non funziona, anche l'attore era stato cambiato, e insomma ha avuto un po' di avventure la lavorazione di questo film. Poi c'è anche il video dei Beastie Boys, Body Moving, fantastico video, io ce l'ho in testa dagli anni 90 in cui è uscito, e le cose curiose della vita, io mi sono sempre chiesto, ma proprio perché me lo sono dimenticato, da dove erano tratti pezzettini del film, perché il video musicale si basa su questo film, ci sono dei pezzi tratti da questo film e poi i tre Beastie Boys insieme nel film che si vivono la loro avventura, e le scene del video musicale sono tratte da Diabolik di Mario Bava, di cui il ragazzo scomparso qualche anno fa dei Beastie Boys, perché parlo come un telegiornale? Perché parlo come un telegiornale a volte? Non riesco a capire. Sto coso qua mi emoziona, mi viene da parlare come un documentario di Piero Angela. Va bene. Comunque il compianto era fan di Diabolik di Mario Bava, aveva letto il fumetto, conosceva e hanno usato pezzi di film per creare il video musicale storico e dei Beastie Boys. Vi consiglio il documentario, che è più uno spettacolo live dal vivo diretto da Spike Jonze in tre serate, poi hanno fatto il mix per creare un documentario in cui spiegano tutta la vita dei Beastie Boys, dai due Beastie Boys rimasti in vita che poi sono giovani, speriamo non succeda niente, insomma l'altro era malato e vabbè, parte triste della recensione. Comunque ve lo consiglio sull'Apple TV, quello è veramente un bel documentario, anche scappare una lagrimuccia. Poi trailer e galleria di foto. Diabolik, Sinister Film, abbiamo un Bava in Blu-ray in Italia, c'è anche la locandina reversibile qua, locandina reversibile di Diabolik, che è abbastanza simile a quella che hanno usato, un po' più moderna, questa qui, veramente ottimo. Sì, il video non è superlativo, ma senza restauri approfonditi, magari potevano migliorare un pochino i colori, però la compressione è buona, 30 e passa megabyte di video, insomma, no, si vede, va bene, è un bel pacchettino e si vede e si sente bene, per essere un film del 68 si vede e si sente bene, l'ho già detto 7 volte, basta. Quindi, comprate Diabolik, consigliato da Moreno di Into the 4K, ma poi è un Bava in Blu-ray, bisogna avere
avere tutti i Bava in Blu-ray, dobbiamo averli tutti, dobbiamo conquistarli tutti nel buio, incatenarli. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Sayonara a tutti e bye bye.